vlog 3, quindi ciao intanto. E in questo video di Sempre dell'Isola d'Elba vedrete cosa abbiamo fatto martedì 18 agosto, che abbiamo fatto un giro dove siamo andate alle tombe, che è una, cioè praticamente è una spiaggia, anche lì sul ciglio della strada abbiamo lasciato il motorino, siamo scesi in questo sentiero che parlavano di questa spiaggia caratteristica dei Sassi Neri. Molto carina, però eravamo contro vento, perché voi siete andate all'Isola d'Elba, ricordatevi di farvi spiegare la questione venti, perché se soffiano da sud dovete andare da un lato dell'isola, se soffiano a nord dall'altro, ed è importantissimo per non trovare le alghe e trovare la spiaggia bellissima. È anche vero che le due settimane di agosto è stato comunque un tempo non bellissimo, il mare comunque è stato mosso e non si è stato, cioè non abbiamo visto quelle spiagge calmissime da dire wow, anche se so che ci sono, perché sono cresciuta all'Isola d'Elba, quindi lo dico per certo. E oltretutto c'erano delle api che continuavano a ronzare intorno, io ho la fobia, lo sapete, quindi ce ne siamo andati anche velocemente e non ero proprio neanche vogliosa di fare il bagno avendo anche queste piccole alghe che c'erano sulla superficie. Errore nostro, perché in teoria non avremmo dovuto andare da quella parte, solamente che ci avevamo voglia, quindi paciame. Poi siamo andati a Pumonte, che è una spiaggia bellissima dove la particolarità è che c'è un isolotto con un relitto e si fanno un sacco di escursioni per andare a vedere questo relitto. Bello perché già arriva, cioè è pieno di sassi, quindi c'era un fondale ricchissimo di pesci, ma si nuotavano anche di fianco, quindi bellissimo. Abbiamo fatto anche la nostra solita mezz'ora, 40 minuti di snorkeling. Poi siamo usciti, ci siamo asciugati e abbiamo visitato un altro posto che si chiama Chiesi. Vi consiglio di andare assolutamente perché ha un piccolo borgo caratteristico, perché è molto piccolo, anche le case, tante case le raggiungi solo a piedi, ha questa spiaggia piccola dove ci sono qua e là qualche barca anche ormeggiata, però bellissimo perché anche qua il fondale è un po' di sabbia, un po' di sassi e c'erano tantissimi pesci, cioè veramente tra Pumonti, soprattutto Chiesi, non ho visto così tanti pesci da nessun'altra parte, quindi bellissimo perché ti nuotavano di fianco, ma quanti pesci ti passavano di fianco? Abbiamo visto un sacco di colori, di particolarità dei pesci, quindi vi consiglio ad occhi chiusi. Questo è più che ora un riassunto di quello che vedrete oggi e spero tanto che vi faccia piacere come gli altri video. Un grosso bacio, ciao! Ciao ragazzi, oggi è martedì 18, sì, stiamo andando in una spiaggia, vi volevo far vedere perché si chiama Le Tombe e ci siamo praticamente solo noi perché c'è scritto sull'applicazione del telefono che è molto selvaggia. Io intanto sto camminando, dopo vi faccio vedere cosa vedono i miei occhi, non vorrei ammazzarmi, quindi sapete che a noi non piacciono le spiagge dove c'è tanta gente, quindi preferiamo dove non c'è nessuno e quindi anche oggi inizia la nostra escursione alle 1800 spiagge, perché voi sapete che non possiamo farne una e star lì a riposare perché qualcuno non ha assolutamente voglia, quindi bisogna girare. L'unica cosa di sti sentierini che mi fa un paura sono le api, perché voi sapete che ho la fobia delle api e questo sentierino è piccolo, 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 piccolo. Va bene, vi faccio vedere i pezzi del sentierino. Ecco, questo è quello che vedo. Il sentierino praticamente è questo, dove bisogna camminare nel nulla, infatti giù non c'è nulla. Infatti noi abbiamo portato ovviamente acqua e l'insalata, che come vedete non c'è nulla. E siamo arrivati da là, che è il ciglio della strada, e niente, praticamente c'è il nulla del nulla. Vediamo adesso giù, perché abbiamo fermato un ragazzo che stava scendendo, cioè no, che stava salendo, e ha detto che è bello, che non c'è niente, molto selvaggia. Vediamo un po', perché noi come al solito siamo venuti a fare snorkeling, ma vediamo un po' com'è la situazione, perché saremmo dalla parte sbagliata del vento, e quindi in teoria il mare ha un po' di alghe, quindi adesso vediamo, vi farò vedere. Appena arrivati giù, se non muoio prima. Tenete conto che il motorino è... dov'è? Là. Qui abbiamo fatto un po' a piedi. Questa è il nulla della spiaggia. Faccio la mia cartina. Ok. Questa è il nulla della spiaggia. Ma non abbiamo ancora finito. C'è l'ultimo pezzo. Accenderci. Vorrei guidare avanti.
venuti adesso a Pomonte, dove c'è quell'isolotto qua, il video qua, dove è sotto il relitto, si può fare un sacco di snorkel. Siamo stati un po' lì, abbiamo fatto snorkel, abbiamo visto 20 milioni di pesci. E vi faccio vedere un po' la panorama, vedete l'acqua comunque che si è mossa. Questo è il panorama, fichissimo. E ora cambiamo spiaggia. Come vi dicevo prima, siamo stati alle tombe, siamo stati praticamente 5 secondi perché c'erano le alghe, vabbè, almeno, però c'erano un paio di api che mi ronzavano intorno e quindi io ho preferito andarmene. Ho la fobia delle api, anche perché non sono stata mai punta in vita mia e ho paura di essere punta e scoprire di essere allergica, che è la peggior cosa al mondo, e quindi ho una fobia cane, delle api. Come dicevo, siamo venuti qua a Pomonte perché sempre sull'applicazione del telefono, se avete appunto il telefono e scaricate l'applicazione Isola d'Elba, vi spiega un po' tutte le spiagge. E quindi Pomonte, oltre al relitto, c'è scritto che comunque i fondali sono cristallini e si può fare comunque snorkel o sub. Quindi siamo venuti, abbiamo fatto snorkel, ho visto veramente tanti pesci, abbiamo fatto anche una bella nuotata. Ora Pietro mangia, io aspetto perché se mangio poi non faccio il bagno nel breve, e volevo andare a vedere un'altra spiaggia qua vicino, sempre dove dicono che i fondali sono buoni. Infatti, come al solito, la riga della maschera, come sempre. Quindi noi passiamo così le nostre giornate, non a star fermi in un posto a prendere il sole, facciamo il bagno, ci asciughiamo e poi cambiamo posto. Oltretutto ci sono un po' di nuvole in agguato, infatti dicono che stasera deve piovere di nuovo. Mamma mia, quest'anno il tempo ad agosto è stato pessimo. Se solo ricordo luglio, che l'ho passato al caldo, afoso, a lavoro, che non ne potevo più, mi viene una rabbia. E qua niente, è molto molto carino, molto molto tranquillo, a Pomonte, bello bello. Vi faccio vedere altre due riprese veloci e poi passiamo alla prossima meta. Vedete, il tempo non è di migliori perché si vedono già le nuvolette, il mare è un po' mosso, però non so se si riesce a capire bene bene dal video, forse da di qua. Vedete che comunque l'acqua è cristallina, trasparente, infatti è super 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 finito e molto molto tranquillo. No, mi è piaciuto molto comunque come posto, devo dire. Ciao, siamo arrivati anche a Chiassi, abbiamo già fatto il nostro bagno, abbiamo fatto snorkel, un fondale fighissimo perché c'erano anche qua una marea di pesci, abbiamo fatto una nuotatina, un po' di snorkel, il solito segno, e vi faccio vedere un po' anche questo panorama perché merita comunque. Cioè, se venite all'Isola d'Elba e volete fare un po' di giri, un po' di escursione, non vi piace stare fermi, merita questa parte. E adesso mangio perché ho anche un po' fame, visto che saranno sicuramente quasi le 2, penso, anzi forse le 2 passate, no. Pietro, non sai che ore sono? Un'api immensa. Vabbè, niente, vi faccio vedere il panorama, va che è meglio. Ok, questa è la location, come vedete la spiaggia è veramente minuscola, 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 ci sono vari scogli. Niente, abbiamo fatto snorkel tutta quella parte qua e poi anche qua davanti e qua fino alle boe. La vedete, carina. E noi ci siamo posizionati qua, giusto per asciugarci, tanto non staremo qua tantissimo. Sarebbe bello riuscire a riprendere dall'alto tutti questi panorami. Adesso vedo dopo se riesco, perché ovviamente qua non è che si vede tantissimo. L'acqua anche qua super 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 pulita.